Bentrovati a questa edizione del TG8 che apriamo con la cronaca, purtroppo con un tragico fatto di cronaca, con un incidente stradale che si è verificato questa mattina nei pressi di Raiano, dove un motociclista di 49 anni, originario di Chieti, ha perso la vita. Secondo quanto si è appreso, il motociclista ha perso la vita questa mattina intorno alle ore 11, dopo essersi andato a schiantare con la sua moto contro un guardrail. Secondo quanto riferito, l'uomo ODF, queste le iniziali del suo nome, di 49 anni teatino, a bordo della sua moto, una Yamaha di grossa cilindrata, stava procedendo lungo la statale 5 verso il Belvedere di Raiano, quando all'imbocco di una curva, probabilmente a causa dell'alta velocità o per un malore, si è andato a schiantare contro il guardrail sull'asfalto, così come documentato dalle immagini di Marco Prosperini, il casco e gli stivali da motociclista. Alcuni motociclisti che sono sopraggiunti nel frattempo hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Non è stata ancora ricostruita con esattezza la dinamica dell'incidente. Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe morto sul colpo a causa del violento impatto contro le barriere stradali. A nulla sono valsi i soccorsi. Sul posto è giunto anche un elicottero del 118, ma non ha potuto far nulla. Il corpo del centauro è stato caricato sopra un'ambulanza e i medici non hanno potuto far altro che constatare la sua morte. Per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia stradale. E queste le immagini girate dal collega Marco Prosperini, proprio lungo la strada di Raiano, che conduce verso il Belvedere.